Buonasera a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto scusate per il ritardo, abbiamo tardato un attimo, ma ho avuto diciamo dei problemi tecnici che ovviamente non ce li auguriamo mai, ma purtroppo accadono. E quindi mi spiace non vedere il volto di Paolo Borsacchiello, intervista prevista appunto per questa sera, quindi per non mancare al nostro impegno che ci eravamo presi, siamo qua comunque in una modalità diversa e sentirete la sua voce che è in collegamento telefonico e comunque gli faremo diciamo tutte le domande che Paolo si è offerto a rispondere visto la sua altissima esperienza. Allora, innanzitutto lo presento, Paolo Borsacchiello. È scrittore, imprenditore, ha creato HCE Academy, quindi una vera e propria scuola. Poi eventualmente Paolo ci spiegherà meglio, dove insomma istruisce imprenditori e tanti altri professionisti e soprattutto è il massimo esperto di intelligenza linguistica. E quindi niente, io passo subito la parola a Paolo, eventualmente vi chiedo il feedback per cortesia di dirmi se si sente bene, perché ripeto, stiamo cercando di comunque mantenere l'impegno, ma lo stiamo facendo in una modalità che non era prevista perché non andava la piattaforma. E quindi fatemi sapere, vedo che ci sono già diversi presenti, grazie per esserci. Quindi buonasera Paolo e scusami per tutti questi problemi che assolutamente non erano previsti. Va bene, allora buonasera a tutti, può succedere, siamo tutti collegati, si vede che le reti stanno facendo un po' di capricci, dai. Sì. Comunque tutto a posto, sarà comunque perfetto e andrà comunque benissimo. Ok, ci stanno dicendo che si sente bene e quindi già questo è un successo, perfetto. Fantastico. Allora, spiegaci innanzitutto la tua esperienza oppure quello che ci vuoi dire comunque in merito anche alla tua esperienza di intelligenza linguistica e che cos'è l'intelligenza linguistica. Allora, l'intelligenza linguistica, che è la cosa di cui io mi occupo da che io abbia ricordi, è la capacità di sapere che tipo di effetto fanno le parole su di noi e sugli altri. Quindi, di fatto, prima l'ho studiata a livello intuitivo, poi sempre in modo più scientifico, lo studio di come le parole determinano di fatto la realtà nostra, quando parliamo noi stessi, quando pensiamo, ok? Oppure, degli altri, quando interagiamo con le altre persone. Questo è il potere delle parole. Ok. Quindi sostanzialmente è la scienza che Sì. attesta quanto le parole influenzano il nostro corpo e il nostro cervello. Esattamente. Esattamente. E quello degli altri, chiaramente, perché è sempre un interscambio tra noi e gli altri. Perfetto, ok. Quindi allora, Mi parte dici da. intanto, solo un secondo, Nara, su che pagina siete, così magari io riesco comunque a vedere se c'è qualche cosa, qualche Sì, domanda, allora, qualche commento. siamo sulla mia pagina Mara Mussone, quindi sulla pagina ufficiale dove Dove mi hai trovo. scritto? Com'è? Da dove mi hai scritto? Da dove ti ho scritto? Sì. No, non da dove Ok. ti ho scritto, perché No. da dove ti ho scritto quello è il mio profilo personale. Trovi la Ah, pagina ok. Mara Mussoni. Fantastic, così almeno vi vedo anche. Sì, Ok, ok. vedrai me, mi dispiace che loro non vedono te, ma poi Ma che? troveranno comunque i tuoi riferimenti che lasceremo. Ok, quindi. Pagina, eccola qua. Vediamo se mi collego. Avevo iniziato. Ok, vabbè, qua io vedo qualcosa. In diretta, vedo in diretta, sei tu. Perfetto. Perfetto, ok. Guarda, fra l'altro Paolo, allora riprendo le parole di Paolo, ma comunque sia poi sarà lui appunto l'esperto che ci guiderà. Fra l'altro un buon spunto credo che sia anche il feedback che ci ha già dato Andrea. Molta gente empatica si ammala per le parole sbagliate dette. Allora, su questo intervengo subito perché è un tema che io ho molto a cuore, tra l'altro, perché metà del mio lavoro circa si svolge a contatto strettissimo con case farmaceutiche e lavoro molto con i medici.
quindi anche tanta letteratura, diciamo, mi è passata per le mani, tante ricerche, tanti casi. E quello che è il dato evidente, e insisto su questo, scientificamente verificato, è che il livello di salute delle persone e di guarigione delle persone, se parliamo di persone che hanno qualche disagio, è strettamente collegato al livello di linguaggio che hanno. Addirittura ci sono ricerche importanti di Pablo, per esempio, di Fabrizio Benedetti, che è un neurofisiologo di fama mondiale, che ha verificato come in un percorso terapeutico la durata del trial terapeutico è strettamente legata al modo in cui il paziente si parla e al modo in cui il medico parla al paziente. Tanto che addirittura alcuni farmaci, Fabrizio Benedetti fa per esempio un caso sulla morfina, funzionano più o meno a seconda delle parole con le quali sono accompagnati. Quindi immaginatevi, addirittura le parole hanno il potere di far funzionare o meno le medicine. Questo, insisto, perché è un tema che poi viene spesso un po' purtroppo svilito o abusato da personaggi improvvisati, parlo da un punto di vista strettamente scientifico. Assolutamente sì, concordo, ho studiato Benedetti, fra l'altro effetto nocebo, effetto placebo, e di come assolutamente, insomma, il linguaggio comunque crea la percezione della realtà, che diventa più reale della realtà stessa, concordi? Assolutamente sì, attraverso la continua ripetizione di alcuni concetti, quelli che vengono chiamati frame in linguistica, il cervello finisce proprio per strutturarsi e vivere una realtà che è completamente coerente con le parole che il cervello stesso pensa o produce. Per quello che dobbiamo stare estremamente attenti a qualsiasi tipo di parola, anche quelle dette in modo ironico, scherzoso, alle metafore che usiamo, ci serve un livello di attenzione davvero... Faccio già un lavoro, voglio dire, con le donne proprio in questo senso, no? Cioè, quindi le rendo consapevoli del loro linguaggio e poi strutturiamo ovviamente nel percorso un modeling e quindi un allenare il cervello ad andare verso un linguaggio efficace, funzionale, quindi per creare proprio, no? Cioè, prima una percezione, poi uno stato d'animo e di conseguenza poi un'abitudine di parlarsi in primis, ma poi ovviamente parlare anche fuori in una determinata maniera. Bene, esatto. Bene. Allora, guarda, ti faccio un'altra domanda. Allora, quindi dalla tua esperienza, diciamo, di esperto di processi mentali e di come il cervello funziona, ok? Anche qui, no? Cioè, a livello scientifico, allora, come possiamo dimostrare che allora il cervello rilascia neurotrasmettitori al nostro corpo? Esatto. Allora, il procedimento tecnico, lo faccio in maniera estremamente semplificata per tutti, è questo. Quando noi parliamo o ascoltiamo una parola o la leggiamo, e quindi attenzione, perché in questo momento siamo purtroppo esposti a una quantità di parole davvero bruttissima. Morale, il cervello sente la parola e la interpreta in modo letterale. Solitamente questo avviene in un brevissimo arco di tempo e coinvolge, si chiama l'area di Broca, che è una parte di cervello che è appunto quella deputata alla produzione delle parole. L'area di Broca, una volta che ha sentito la parola, subito va a vedere quali sono i significati che sono compresi nella parola. Un esempio che io faccio spesso è quello della parola elefante. Se io dico elefante, non ho bisogno di spiegarvi che animale è, che ha le orecchie grandi, che ha la proboscide, dove vive, eccetera, perché sono concetti compresi nel prezzo. Io dico elefante e voi queste cose le avete comprese a livello inconscio. Questa è l'area di Broca, cioè quella che tiene tutte queste parole, diciamo così, tutti i significati nascosti. Se la parola è neutra, come potrebbe essere di solito elefante, diciamo non ci sono segnali di allarme. Ma se la parola è per il cervello significativa, potrebbe essere problema, malattia, virus in questo periodo, l'area di Broca sente questa parola, comunica con l'amigdala, che è la parte del tronco encefalico, il sistema limbico rettiliano, il quale percepisce un'allerta vera o presunta, quindi attiva dei meccanismi di difesa come se il pericolo fosse concreto e imminente. Meccanismi di difesa che si sviluppano in due fasi.
Il primo è l'aspetto endocrino, cioè comincia il cervello a produrre neurotrasmettitori, cortisolo, adrenalina, noradrenalina, eccetera, che guarda caso poi peggiorano, voglio dire, il livello di salute. L'altro è il lavoro sul sistema immunitario, con un abbassamento, delle difese immunitarie, perché se il cervello percepisce di essere sotto stress, sotto attacco, chiaramente, si stanca di più. Quindi nel lungo periodo, nel medio periodo breve abbiamo produzione di ormoni, nel medio lungo abbiamo invece un abbassamento delle difese immunitarie. Quindi immaginatevi quanto è Certo, importante saper parlare bene. assolutamente. E in effetti c'è lo stress cronico, no? C'è quindi un reiterare nel tempo le stesse dinamiche, proprio anche a livello, ripeto, di linguaggio, non fa altro che comunque sia creare uno schema ridondante che crea l'effetto poi, appunto, di un terreno molto più ovviamente suscettibile, no? Cioè, quindi il terreno giusto, voglio dire, per l'influenzare, comunque sia il far arrivare la malattia, ok? Quindi Esatto. assolutamente. Hai detto una cosa importantissima, Mara, fra le altre, schema ridondante, cioè la questione fondamentale è che noi purtroppo sviluppiamo nel corso degli anni dei dialoghi, dei modi di parlare che sono abitudinari. È l'abitudine purtroppo che fa questa cosa, quindi stare molto molto attenti. Certo. E guarda, qui fra l'altro colgo il tuo spunto per farti questa domanda, che adesso noi ci conosciamo poco, ma comunque sì, insomma, facciamo un lavoro che per certi aspetti, insomma, in qualche parte comunque sì, insomma, può avere delle similitudini. Allora, tutta la mia missione, tutto il mio portare avanti, comunque la professione che faccio è nel proprio anche far comprendere alle persone quanto è importante, no? Partire, diciamo, dalle basi e quindi dal dialogo interiore, dal linguaggio, per poi avviare una crescita personale che può dare comunque assolutamente, insomma, effetti in una qualità di vita migliore, no? Rispetto, diciamo, magari alla condizione di prima. E, secondo te, cioè, secondo la tua esperienza, quanta capacità può mettere, diciamo, anche una persona, no? Indipendentemente dal suo livello di coscienza, di consapevolezza, eccetera. Allora, quanto può la persona farlo in autonomia, questo processo? Non so. Allora, la notizia molto buona è che può farlo in completa autonomia, nel senso che ha bisogno del materiale su cui lavorare, non so, immaginiamo il vocabolario, immaginiamo qualcuno che gli spieghi le basi, perché ovviamente da soli è un po' complesso da questo punto di vista, ma la cosa molto buona è che si può fare da soli questo lavoro, nel senso che serve chiaramente un coach, un caretaker, uno che ti dice guarda che le parole queste vanno bene, queste altre invece vanno meno bene, ma capito questo, poi uno da solo ci lavora, io ci ho lavorato da solo per esempio, io vengo da un percorso terapeutico importante, non so se questa cosa la sapevi, ma Sì. insomma, ho fatto 20 anni di ricoveri, cortisone per allergie, asme molto gravi, insomma, prendo ossigeno fin da piccolo e l'ho risolta di fatto parlando meglio e respirando meglio. Ho scritto un libro che si chiama Respira come se fossi felice dopo essere guarito da un asma che avevano giudicato inguaribile. Quindi mi Certo. sono messo lì, ho studiato per i fatti miei, ho fatto tutti i miei lavori mentali e Sì. alla fine ne sono uscito brillantemente. Sì. Adesso diciamo, posso dire con certissima, senti qua, certissima certezza che con le giuste guide, l'indicazione e tutto, una persona può, se ha voglia e un po' di buona volontà, mettersi lì e Sì. fare tanto tanto lavoro da solo. Sì, allora condivido con te. Allora, quello che mi sento, e secondo me, allora sarai in linea anche tu, nel senso che allora, chi ha una missione grande come la tua e come la mia, in realtà perché lo fa? Perché ci ha messo del tempo, no? Ci ha messo delle energie, ci ha messo comunque molto investimento per fare tutto da soli, no? E magari farsi aiutare comunque, magari dalle persone, insomma, per carità, a cui ha chiesto aiuto inevitabilmente.
ma tutto questo ha richiesto del tempo, quindi accelerare il processo tempo è fondamentale, perché io come... Sì. Ok, giusto, è così, è così. Allora, è esattamente così, cioè, anzi, una delle cose che, come me, ma anche tutte le persone che sono uscite da situazioni impegnative, cioè il cuore di quello che faccio io è, visto che io ci ho messo così tanti anni e ho trovato il modo di farlo fare alle persone in termini velocissimi, perché far fare ad altri il percorso che ho fatto io, quando posso comunque risparmiarglielo o renderglielo molto più semplice o risparmiargliene una gran parte? Assolutamente sì, guarda, sono veramente, non è facile da far comprendere le persone questo, non so se forse tu magari hai, io adesso sono comunque, voglio dire, in una peculiarità, insomma, non sicuramente semplice, ma comunque, ecco, a volte è difficile, no, portare avanti questo messaggio, perché magari le persone pensano che, non lo so, tu abbia degli interessi, piuttosto che, insomma, comunque vuoi portarli dalla tua parte perché conviene a te, o piuttosto che a loro, insomma, ma voglio dire, è sempre un discorso di un win-to-win, cioè io ti do degli strumenti, tu lo fai, tu risparmi tempo, tu arrivi prima al tuo risultato. E io ovviamente, no, cioè, sono a fianco a te, che ti sostengo e che, avendo fatto già tutto il percorso, so prima effettivamente, no, quali sono anche le indicazioni che ti posso dare, no? Esatto, ma anche perché ti dico, chi fa un percorso tipo il nostro solitamente arriva da esperienze personali importanti, cioè non scegli un lavoro come il nostro come lavoro. Quindi uno si Certo. sveglia la mattina e dice: oggi voglio fare, cioè, il coach, voglio fare il consulente di benessere personale. Sono cose a cui arrivi di solito da, io parlo proprio per me, perlomeno, sofferenze personali, e quindi c'è di sicuro perlomeno dalle persone che conosco, posso essere io, puoi essere tu, la parte ti do a disposizione quello che a me è costato magari 10 anni di capito, di studio, di lavoro, eccetera, e te la puoi cavare senza battute in un paio di giorni, perché a volte, quando hai lo strumento giusto e la regola giusta, magari uno ci ha messo 10 anni per trovarsela, Bravo, però poi, bravo. sì, perché il vocabolario che adesso io insegno e che posso insegnarti veramente in un'ora di lezione. Cioè, a Certo. me è costato 10 anni di lavoro, studio, tentativi, alcuni andati bene, altri andati sicuramente meno bene. Poi adesso chi lavora con me o chi segue le mie dirette, legge i libri, si ritrova in mezz'ora. Io a volte lo dico quando proietto le slide in aula, dico: questa slide, guardate che è una slide, ma una slide pesantissima, perché c'è dentro 20 anni di lavoro, quindi leggetevela bene, perché a voi una slide, per me sono 20 anni messi in una pagina. Quindi Non sai è quanto ti sono importantissimo nel cuore, non sai quanto ti questo messaggio. Eh sì. capisco, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io so che fra l'altro hai anche una diretta dopo e quindi non ti tengo tantissimo. Allora, vorrei dare delle indicazioni, visto la tua gradita veramente disponibilità, che a me ha fatto tantissimo piacere e credo che a tutti quelli che stanno ascoltando il video comunque, tu abbia dato, diciamo, degli spunti veramente interessanti su cui io credo veramente ognuno di noi debba portarci attenzione sempre di più. Anche coloro, comunque, vi garantisco che ci lavorano, è un lavoro costante, è un lavoro continuo, cioè mantenere l'attenzione delle proprie parole è un allenamento, è una pratica, perché il cervello comunque sia, no, svia, va per le sue strade, vero Paolo? Esattamente, è una pratica costante che richiede una costante attenzione. Il cervello, purtroppo, per fortuna, è molto suggestionabile. E cioè, o dite a lui quello che deve fare, oppure lui se ne va in giro per la sua strada. Non ci sono altre alternative. Cioè, se voi non indirizzate il cervello e non gli dite: guarda che devi parlare in questo modo, pensare a questo, quest'altro, lui ascolterà quello che ascolta dalle altre persone, leggerà quello che trova sui giornali, cioè prenderà le sue strade. Tenere il cervello sotto controllo è sicuramente una cosa estremamente impegnativa, sì.
Assolutamente sì, però dall'altra parte crea una grande libertà, no? Una grande, insomma, D'altro autonomia. canto, esatto, è la libertà completa, cioè nella misura in cui tu sai che il tuo cervello va e fa quello che tu gli dici di fare, Sì. da un lato è sfidante perché smetti di avere scuse, Certo. questo è un passaggio, d'altro canto ti dà la libertà di dire ok, faccio esattamente quello che voglio io, decido come stare e ho io il pieno controllo della situazione. Libertà che Assolutamente. ti dico anche... Non tutti sono disposti ad accettare. Sono Talmente d'accordo. forte che alcuni non la vogliono. Sono d'accordo. Abbiamo un tremendo desiderio, no? Anche volontà, voglio dire, di essere liberi, ma in realtà ne abbiamo un'enorme paura. Basta vedere anche in un contesto come questo, assolutamente peculiare, assolutamente particolare, comunque di disagio per tutti, eccetera, ma con un tempo libero a disposizione e le persone comunque non sanno cosa farsene. Cioè, magari non sono, diciamo, scedulate oppure comunque sia organizzate per scansionare, diciamo, anche una giornata affinché sia funzionale, affinché sia produttiva, affinché io vada a dormire con un atteggiamento anche di gratificazione, no? Nonostante, voglio dire, alla fine debba rimanere in casa. E quindi già qui io Esatto. credo che, voglio dire, possiamo avere tantissimi spunti, no? Cioè, ok, vogliamo la Sì, mamma mia. libertà, ma poi... Ok. La libertà è una questione che va gestita. Cioè, molte persone dicono, mamma mia, se avessi... Guarda, prima che capitasse tutto questo, quante persone, se avessi tempo, non ho tempo, se avessi tempo. Sì. Poi il tempo ce l'hanno. Sì. E la questione poi è come lo usano. Poi c'è sempre una questione del sei sicuro di voler star bene? Sei sicuro di volerteci mettere? O preferisci continuare a girare nel tuo brodo? Perché per molti, guarda, che dicono di voler cambiare, dicono di voler stare bene, e poi dopo, per quanto bizzarro possa sembrare, quando gli offre l'opportunità di non ho tempo, adesso non lo so, Sì. è difficile, è però il mio caso diverso. Ecco, lo dico per tutti gli amici della tua pagina, se per caso vi venisse in mente di pensare il mio caso è diverso, vi dico subito che siete completamente fuori strada, perché uno dei tipici errori mentali che il cervello mette in campo in modo inconsapevole è proprio per impedirvi di cambiare davvero. Il vostro caso non è diverso, sembra diverso, ma è un errore del cervello, si chiamano bias. E avere però questo tipo di errore in testa, da un lato ci gratifica perché pensiamo di essere così differenti dagli altri, d'altro canto ci impedisce di stare veramente bene. Sono d'accordo assolutamente al 200% con te. Allora, io alle donne che fanno il percorso con me dico sempre: allora, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua unicità, ok? Quindi non mettiamoci in paragone anche con la stessa tipo, fra virgolette, diagnosi, no? Cioè, quello che c'è scritto sulla carta può essere uguale per te piuttosto che uguale per me, ma comunque sia, cioè ognuno ha la propria storia, il proprio background, le proprie convinzioni, esperienze vissute, eccetera, eccetera. Quindi la storia, ok? Quindi la persona è unica, Questo chiaramente. ma il funzionamento dell'essere umano e del cervello è lo stesso. E quindi cadere nella dinamica, no? Effettivamente la mia storia è diversa o perlomeno no, trovo le scuse, è un classico, cioè È un Ippocrate. classico che ti impedisce di migliorare. Sì, certo, cioè Ippocrate già, voglio dire, no? Cioè nell'Avanti Cristo diceva, no? Cioè, allora chiede ad un malato, ok, se veramente vuol guarire, se è disposto a lasciare andare ciò che l'ha fatto ammalare. E quindi Questo. è quello il percorso, no? Cioè io devo piano piano prendere, io l'ho sempre detto, cioè la guarigione a qualsiasi livello, indipendentemente che sia, passami il termine, poi a me non è mai piaciuta comunque portare la focalizzazione, diciamo, sulla malattia, ma a qualsiasi livello di malattia visibile o invisibile, perché ci sono tantissime malattie che sono invisibili e quindi non è la carta che canta spesso, e qualsiasi... Ripeto,
percorso verso la guarigione preclude un atto di responsabilità e un atto di volontà che la persona deve mettere in atto, deve prendersi, no? E poi dopo da lì fa il percorso, fa un passo per volta e poi lascia andare. Benissimo. Esattamente. Guarda Paolo, ti faccio le ultime due domande velocissime, che così poi dopo ci saluti. Allora. Vabbè, guarda, poi se volete passo a Instagram a fare un'altra diretta delle mie alla sera, a questo programma che si chiama Parole da Eroi, proprio dedicato al linguaggio, quindi se poi volete raggiungermi di là, benissimo, mi trovate su Instagram. Assolutamente sì, infatti dopo davo tutti i tuoi riferimenti. Allora, quali sono le parole più tossiche da evitare nel caso in cui sta attraversando la persona un periodo di malattia oppure di crisi o di difficoltà, diciamo? E quali sono le azioni da compiere subito? Allora, le parole da usare, esiste un codice universale, tra l'altro, che va bene per tutte le persone di qualsiasi parte del mondo, qualsiasi cultura e qualsiasi tipo di percorso che stiamo facendo, ed è quello che io poi ho riassunto nel codice ALF, cioè alto, luminoso, fluido. Quindi qualsiasi tipo di metafora legata ad altezza, luce e flusso, quindi per esempio mi sento sollevato, le cose scorrono, vedo chiaro, idea luminosa, tutto quello che ha a che fare con altezza, luce e flusso, tutto questo è perfetto e alza le difese immunitarie tecnicamente. Okay. Evitare invece tutto quello che è al contrario, che ha a che fare con il basso, quindi mi sento a terra, giù di corda, cioè capita di sentirsi, passatemi adesso, a terra, non è obbligatorio dirlo, sono si può dire qualche altra cosa, si può usare l'ironia per esempio dicendo caspita oggi non mi sento proprio alle stelle, dove si capisce che non stai bene, però intanto il cervello ha sentito alle stelle. Questo è un uso virtuoso, quindi sì altezza, sì luce, sì flusso, no basso, no oscuro e neanche no contratto, quindi mi sento bloccato, mi sento fermo, tutte queste metafore vanno da un lato usate, dall'altro evitate. Perfetto. E poi c'è una chicca che vi voglio dare, e di questi tempi si sta parlando moltissimo della guerra al virus. Okay. Allora, quando una persona sta affrontando un percorso di guarigione, dovrebbe evitare categoricamente la metafora guerra, nel senso che la metafora guerra va molto bene per esempio per i medici stanno combattendo una battaglia contro il virus, questo va bene perché serve a alzare il livello di testosterone e fa fare squadra, ma una persona che sta affrontando un percorso, dire che sta combattendo la malattia è un modo brutto di parlare. Perché appena il cervello sente le metafore legate alla guerra, quindi combattere, la battaglia, eccetera, tende a spaventarsi un po' di più e aumenta la secrezione di ormoni dello stress. Quindi è molto meglio parlare di percorsi, di strade e cose del genere che danno senso di maggior benessere. Assolutamente, concordo. E quindi mai andare contro, ma in realtà includere, accettare, andare verso l'accoglienza. Allora, da qualche altra parte, esatto, brava. Assolutamente. Benissimo, Paolo, è stato veramente un enorme piacere e fra l'altro ho scoperto di essere veramente al 200% in linea, cioè proprio veramente condivido assolutamente tutto, fa parte del mio stesso percorso, fa parte di quello del mio lavoro che faccio con le donne e di quanta fatica effettivamente ci vuole per far comprendere le persone che comunque l'intelligenza linguistica è fondamentale, cioè è il nostro grado comunque di conoscenza che ci permette poi di sbloccare schemi, che ci permette, voglio dire, di evolverci, no, come persone. Ah, sì. Ok, allora. È molto chiaro e possiamo riassumerlo. Le parole determinano il livello di salute, quelle che avete detto e quelle che scegliete di dire. Punto. È radicale come approccio, ma qui l'unico modo per stare veramente bene è assumere il fatto che le parole hanno questo potere. Quando una persona capisce questo, poi allora prende scelte di responsabilità e scelte conseguenziali. D'accordo. Guarda, ti lascio effettivamente allora con tutti comunque i feedback di approvazione
Maria Grazia, che è una donna che seguo nel gruppo, mi dice che abbiamo trovato una Mara Mussone al maschile. Non so se è un complimento Ok. per te o per me, non lo so, Paolo, vedila come vuoi, vedi un Lo po'. prendo per entrambi, complimento per entrambi. Va bene, poi mi dice Giulia che effettivamente quando le danno della guerriera per aver avuto il tumore mi disturbano molto. Certo. Sì, no, no, certo, non è. Cioè, io ad esempio, allora, guarda, non ho mai sopportato quelli che comunque la bestia, il buio, la cosa nera, No, no, il per carità, per carità. mostro, eccetera, cioè quelle lì per me sono veramente. Cioè, orribilanti, primo come parole, secondo significa che comunque sia la persona non ha messo in chiarezza il fatto che quella roba lì comunque è dentro di te, quindi stai combattendo contro di te, quindi non è producente. Cioè, quindi è meglio che comunque sia lo chiami con il nome che va chiamato. Ecco perché io, ad Sì. esempio, anche nel mio libro sono stata. Per come sono io, molto chiara, molto schietta, cancro, la linea di partenza è per la tua rinascita, cioè non è che te la racconto tanto, lo devi chiamare, cioè purtroppo c'è, esiste, fa parte della nostra società, nessuno ne è comunque immune. In questo momento abbiamo capito forse meglio di quanto la malattia può toccare tutti senza nessuna distinzione di razza, religione o colore di pelle. Quindi speriamo anche di portarci a casa magari un po' di lezioni. E quindi insomma. Ok, allora io vi lascio. Siccome le mie donne mi chiedono anche, voglio dire, il mio pubblico mi chiede sempre anche dei libri da consigliare. Ovviamente c'è Paolo ospite, quindi non posso non consigliare. Lo giro, lo faccio vedere. La parola magica, Paolo Borsacchiello. Ok. Mi Allora. piace questo libro, è molto bello. È molto bello perché è fatto a Molto forma di bello. racconto e comunque ci sono veramente tanti, tanti spunti, tante molto cose interessanti, scritto con una tecnica particolare dove comunque lavora già a livello del cervello, poi ne ha scritti tanti altri, quindi se li vuoi citare, Paolo, lascio a te la parola, poi ci salutiamo. Io ringrazio tutti per esserci stati. E mi auguro che condividiate questo video per aiutare e per aiutarci ad aiutare, perché, come ha detto prima Paolo, il nostro lavoro è una missione, oltre ad essere un lavoro, quindi più persone staranno bene in questo mondo, più staremo bene tutti e Esatto. quindi dobbiamo espandere comunque luce ed energia. Dove c'è, ok, deve fare veramente un macchia d'olio perché il bello va cercato e va messo in attenzione. Tendiamo sempre a E vedere il condiviso, negativo. esatto. Sì, tendiamo sempre troppo a vedere il negativo. L'essere umano è portato a vedere il negativo, in realtà proprio bisogna andare dall'altra parte con uno sforzo, sì, ma con assolutamente tantissimi risultati poi nella vita stessa. Paolo, i tuoi libri, raccontaci un po', dacci i titoli Allora, che io, così li vanno subito a guarda, esatto, prendere. ho proprio un secondo perché mi devo ricollegare dall'altra parte. La parola magica, secondo me, è quella da cui partire, e poi c'è l'altra parte di questa trilogia che sto scrivendo, che è il Supersenso. E sono gli unici due che mi sento di consigliare perché ce ne sono tanti, ma questi sono stati scritti proprio per aiutare le persone a stare bene semplicemente leggendo una storia. E quindi parola magica e Supersenso, così poi siete pronti per quello che esce per il terzo e Perfetto. tutta l'avventura. Paolo, ti E è stato un piacere ringrazio. stare con voi. Buonissima serata a tutti, in bocca al lupo, buon viaggio. Grazie a te, buona serata. Ciao a tutti, Ciao, ciao a tutti. ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, io ho salutato, come avete visto, Paolo, che credo abbia dato tantissimi spunti. Io saluto anche voi, ringrazio per esserci stati, come ripeto, allora mi dispiace per il problema tecnico perché saremmo dovuti essere uno di fianco all'altro con una piattaforma che ci faceva vedere entrambi, ma purtroppo la tecnologia non sempre ci assiste, ma va bene così. E io vi aspetto, vi do anche questa indicazione. Allora, il 6 di aprile, apre
di nuovo un gruppo dove io seguirò le persone. Sarà un gruppo comunque sempre gestito da me, sempre per creare degli atteggiamenti mentali, quindi lavorare sulla nostra mente, creare una costanza e creare nuove tracce neuronali. Quindi sotto al link del video comunque vi metterò, cioè sotto, scusatemi, sotto al video nel primo post vi metterò il link, affrettatevi comunque ad iscrivervi. Maria Giuffretti aspetto dentro al gruppo, iniziamo a fare qualcosa che così sicuramente ne vale la pena per tutti. Girate, ripeto, anche la notizia. E poi, oltre a questo, vi avviso e poi vedrete anche l'infografica che giovedì invece alle 21 avrò come ospite Marco De Gregorio per un'altra intervista molto interessante, molto importante, perché è un esperto di prodotti integratori naturali, come selezionare gli integratori da prendere, come scegliere la qualità dei prodotti. Importante per ovviamente avere un obiettivo e un'efficacia in ciò che prendiamo, diventare anche lì sempre consapevoli di ciò che introduciamo nel nostro corpo, sia a livello mentale sia a livello corporeo, io credo che veramente sia fondamentale. Quindi vi aspetto giovedì per la prossima diretta, vi ringrazio di esserci stati, condividete e grazie a tutti. Buona serata. Ciao ciao.